continuamente siamo bombardati da questo tema ed è giusto che in qualche modo lo affronti anch'io. Tema che in realtà in qualche video precedente, sempre in questa rubrica, avevo già affrontato in altri video. Andatevi a vedere la mia playlist che vi lascio qua sopra. Oggi in particolare andiamo ad analizzare ben 13 lungometraggi di animazione che parlano dell'integrazione del diverso. Un macro tema, dal mio punto di vista, questi 13 lungometraggi di animazione hanno come tema centrale questo in varie forme. Partiamo da un cartone animato famosissimo della Disney, nonché uno dei suoi primissimi lungometraggi, Dumbo, appunto, lungometraggio disneyano uscito nel 1941 su regia di Ben Sharpe. Sappiamo tutti qual è la sua storia, anche perché è uscito il live action proprio l'anno scorso, e parla di questo elefantino che sfortunatamente, ma per quale motivo dovremmo ritenerla una sfortuna, nasce con le orecchie gigantesche. Tutta la comunità intorno a Dumbo gli fa notare questo suo unico difetto, lo identifica come se quel difetto fosse la sua identità totale. E il senso di questo cartone è bellissimo perché alla fine sì, le sue orecchie gigantesche sono la sua identità, ma non in senso negativo come tutti gli hanno sempre fatto notare, in senso positivo perché questo farà di lui un essere speciale, diverso da tutti, ma proprio perché è diverso, più speciale degli altri. È un incentivo, diciamo, a chi si sente diverso, a chi si sente difettoso in un certo senso, a riemergere nella società, a valorizzare il proprio difetto. Il secondo cartone animato di cui voglio parlare è un cartone un po' più di nicchia che si chiama We're Back, quattro dinosauri a New York della Universal, uscito nel 1993 su regia di Ralph Zemdag, Phil Niblink e Simon Hughes. Parla di questi quattro dinosauri che tramite una macchina del tempo vengono prelevati dalla preistoria e tramite un cibo speciale vengono fatti diventare intelligenti per poterli mettere in un museo di storia naturale nel quale poi questi dinosauri avranno modo di parlare e interagire con gli esseri umani. Finché questo progetto funziona, i dinosauri assolutamente vengono integrati nella società, pensando quasi che siano dei pari, ecco. Non fanno paura a nessuno, non fanno paura perché sono senzienti, hanno una coscienza. Quando per un motivo o per l'altro tornano indietro e quindi ritornano ad essere selvaggi, intimoriscono tutti, fanno paura. L'antagonista di questo cartone dice una frase del tipo che è giusto che gli animali siano ignoranti perché è l'uomo quello che padroneggia, insomma, che spadroneggia. Il terzo cartone di cui vi voglio parlare non ha bisogno di presentazioni, Il Gobbo di Notre Dame, film della Disney, uscito nel 1996 e diretto da Gary Truesdale e Kurt Wise. Conosciamo tutti la storia anche perché è tratto da un famosissimo romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris, edulcorato dalla Disney, ma comunque la storia centrale è quella. Ci sono due tipi di denigrazione, di integrazione del diverso. Il primo è quello che si palesa proprio da subito, dalla prima canzone, dalle prime scene, cioè di questo bambino deforme che viene rinchiuso in una torre perché è troppo brutto, troppo diverso dagli altri per poter far parte della società come gli altri, anche se l'unico desiderio che ha, appunto, Quasimodo è quello di far parte della società. La seconda denigrazione che viene fatta è quella nei confronti degli zingari, quindi questa gente che si comporta a una cultura differente da quella francese e quindi viene ghettizzata in quanto di una razza differente. Quindi abbiamo questi due macro temi molto difficili da affrontare per un bambino, ma comunque la Disney riesce a farti entrare nell'argomento, e questa è una cosa molto bella. Io non mi soffermerò oltre perché l'argomento, come ho detto, è centrale e abbastanza chiaro. Quarto cartone sulla nostra lista, alcuni non ne conoscono neanche l'esistenza, è Il Re Leone 2, Il Regno di Simba, quindi il sequel di Il Re Leone, uscito nel 1998 per la Disney e diretto da Darryl Rooney. Questo sequel, così come il suo predecessore, prendeva ispirazione dall'opera di Shakespeare, L'Amleto. Questo sequel prende ispirazione da Romeo e Giulietta, con una connotazione chiaramente un po' diversa. Principalmente attraverso i leoni noi percepiamo chiaramente una ghettizzazione di una razza differente. È chiarissimo che il personaggio di Kovu, così come tutta la sua famiglia, vengono identificati come quelli diversi perché hanno tutti la pelle scura che li ha fatti identificare come diversi. Questo non vuol dire che siano tutti cattivi, ma sono stati portati
pensare di essere cattivi, e quindi molti di loro si adattano a questa condizione. Principalmente parla di questo e di come alla fine quello che abbiamo dentro prevalga su quello che abbiamo fuori, e mi piace tantissimo come argomento, quindi guardatelo se non l'avete visto. Proseguiamo, nel 1999, sempre la Disney, fa uscire nelle sale Tarzan, con regia di Chris Buck e Kevin Lima. Qua potremmo anche riallacciarci al libro della giungla, ma si tratta di due cose diverse secondo me. Di questo cucciolo d'uomo che deve crescere e dimostrare di essere una scimmia per poter essere integrato nella società. Ma il problema è che Tarzan di base è un essere umano, quindi viene forzato dalla società delle scimmie a diventare come loro per essere accettato dal loro capo. E questo è sbagliato, ti fanno passare comunque il messaggio che questa cosa sia sbagliata. È giusto per quanto riguarda la sopravvivenza di Tarzan all'interno della giungla, ma è sbagliata a livello di società, perché nessuno deve imporre a nessuno di essere omologato agli altri per poter sopravvivere. Detto ciò, a metà del cartone, appunto, venendo poi a conoscenza di altri esseri umani, Tarzan si trova combattuto tra l'essere umano e l'essere scimmia. Alla fine trova questo connubio tra le due cose, quindi la capacità di ragionare come un essere umano, ma la capacità di sopravvivere nella giungla come una scimmia. E questo fa di lui un essere speciale, quindi ritorniamo al tema della diversità che rende speciali. Si percepisce molto di più rispetto al libro della giungla il fatto che Tarzan sia completamente combattuto sul fatto dell'essere approvato, ma di approvarsi egli stesso per la sua identità e per le sue peculiarità. La DreamWorks nel 2001 fece uscire un cartone di cui ho parlato lungamente nello scorso video, che è Shrek, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jensen. Un cartone che si basa sul concetto di integrazione del diverso e di diversità. Ogni personaggio, se notate, ha una caratteristica che lo rende diverso dal canone che gli è stato imposto. Io non andrei oltre, penso di aver parlato già abbastanza di Shrek nell'ultimo video sui cartoni della DreamWorks, quindi andatevi a vedere quel video. Questo cartone è bellissimo proprio per questo, perché ogni personaggio, per quanto ricalchi uno stereotipo, abbatte quello stereotipo illuminandoti su quanto anche chi fa parte di un determinato gruppo di persone identificate in un certo modo possa avere una sua personale peculiarità. E questo perché noi siamo tutti diversi, siamo tutti esseri umani, ma ognuno ha le sue peculiarità. Nel 2002 la Disney fa uscire Lilo e Stitch, cartone diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois. Ricordatevi questi due nomi perché torneranno poi più avanti. È un cartone che di base parla di diversità, ma non solo per quanto riguarda Stitch, che non è un cane, non è un animale, è senziente ma non è un essere umano, è una cosa unica, e tutto il cartone gira intorno a questo personaggio che non sa qual è la sua identità perché si trova in un contesto completamente fuori da lui, ma si affeziona e quindi percepisce anche una sensibilità umana nonostante non sia umano. Ma la cosa che mi tocca di più è Lilo, che per una serie di cose è ghettizzata dalle coetanee perché è diversa, perché è appassionata a cose differenti rispetto a loro, ha delle passioni uniche per le sue coetanee e vive le sue passioni con intensità, un'intensità che non viene compresa dalle sue coetanee. Questo è l'argomento che mi piace di più, che alla fine, tramite le sue peculiarità, le riesce comunque a far parte della società. Molto bella questa amicizia che si crea appunto tra Lilo e Stitch, perché entrambi vivono lo stesso problema di voler essere integrati in una società che non li accetta. Nel 2002 la Universal fa uscire Balto, diretto da Phil Weinstein. È un cartone che sicuramente abbiamo visto tutti, sotto Natale lo fanno sempre, quindi sicuramente tutti l'avrete visto e tutti avrete pianto tantissimo. Balto è tratto da una storia vera, ma penso che la storia cinematografica sia stata chiaramente trasformata al fine di passare determinati messaggi, tra cui l'integrazione del diverso, e qua ritorniamo sempre al solito tema, nel quale Balto non è un cane e non è un lupo, ha entrambe le caratteristiche. Lui non riesce a capacitarsi di questa cosa, lui vorrebbe essere un cane come gli altri, vorrebbe essere adottato, far parte di una famiglia, ma tutti lo denigrano in quanto mezzo lupo. E cosa vuol dire essere mezzo lupo? Semplicemente ha una componente genetica un po' più selvaggia rispetto agli altri, ma in realtà neanche tanto, alla fine è molto più cane rispetto ad altri. Anche gli amici di Balto sono un po' gli esclusi, fanno una sorta di club degli esclusi per un motivo o per l'altro. Il personaggio di Balto è bellissimo perché poi alla fine risolve la situazione proprio grazie alla sua peculiarità selvatica di lupo.
Nel 2003 la Disney Pixar, su regia di Andrew Stanton, fa uscire Alla ricerca di Nemo, cartone a tuttora famosissimo che parla anch'esso di diversità. La diversità peculiare di questo cartone è quella di Nemo stesso, Nemo che per una serie di motivi nasce con una pinna atrofica, per il quale il padre stesso, che dovrebbe essere il suo primo sostenitore, lo protegge, lo difende in quanto diverso, ha una disabilità, e proprio per questo cerca di proteggerlo perché il mondo è troppo pericoloso. Ma in realtà alla fine l'avventura di Nemo sì, lo spaventa, ma alla fine gli fa capire quanto egli possa farcela comunque nella società, possa farcela da solo a sopravvivere e a fare determinate cose. È stato portato fin dalla nascita a non credere in se stesso perché appunto con questo difetto fisico, ma la storia lo farà ricredere. Nel 2008 la DreamWorks fa uscire Kung Fu Panda, di cui abbiamo parlato nell'ultimo video dedicato ai lungometraggi DreamWorks, diretto da Mark Osborne e John Stevenson. Come Shrek ne abbiamo già parlato nel precedente video, ma comunque vi do delle linee generali. Principalmente parla dell'integrazione del diverso, in quanto Po è l'unico panda che si discosta un po' dal modello di guerriero che vorrebbe essere come gli altri e fa di tutto per essere come gli altri, ma il suo istinto non gli permette di essere come gli altri. Lui si sente un escluso, si sente unico e completamente identificato nel panda che è, e questo non lo porta sicuramente ad avere speranza di migliorarsi e di realizzare i suoi sogni. Ti fa capire quanto anche nella persona più impensabile possano nascondersi delle risorse preziosissime. Qua magari parliamo anche di una minoranza di persone in sovrappeso che non si apprezzano per il proprio fisico, che sentono di non avere nessuna peculiarità ma hanno comunque dei sogni irraggiungibili che hanno chiuso nel cassetto per sempre. E poi invece ti fa capire quanto questi cassetti vadano aperti nonostante tutta la società e tutto ciò che ti circonda ti faccia dire: non ce la farò mai. Ricordate quei due nomi che vi ho detto di ricordarvi. Nel 2010 per DreamWorks sempre esce Dragon Trainer, diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, che sono gli stessi autori di Lilo e Stitch, e anche qua ritroviamo un tema molto simile. Hiccup si discosta per le sue passioni, per le sue peculiarità, da tutta la società vichinga. Invece il suo drago si discosta dagli altri in quanto ha un deficit. Comunque grazie a Hiccup riesce a ritornare ad essere un drago, ma avrà sempre un deficit, che è appunto quest'ala che è stata ricostruita appunto da Hiccup. Entrambi trovano nella loro diversità una grande affinità, e questo li porta a diventare molto molto amici e indivisibili anche nei seguiti che andremo a vedere. Ma principalmente il personaggio di Hiccup ti fa capire quanto integrare una risorsa così diversa da tutti gli altri in realtà sia prezioso per la società e non sia motivo di vergogna accettare un essere diverso da tutti gli altri, che non rispetta i canoni e gli stereotipi che ci vengono imposti dall'alto. Siamo quasi alla fine e vi parlo di un cartone recentissimo di cui vi ho già parlato lungamente in più video, quindi anche lì andatevi a vedere la playlist che vi lascio qua sopra. Zootropolis del 2016 della Disney, diretto da Byron Howard e Rich Moore. Tutto il cartone verte sull'integrazione del diverso e su quanto nella moltitudine di specie animali che ci sono alla fine si riesca a creare una società nel quale ognuno può fare quello che desidera e non bisogna necessariamente essere ghettizzati. Gli animali anche nelle favole della tradizione sono sempre stati un po' oggetto di stereotipo e quindi sono la cosa migliore per rappresentare quello che si vuole rappresentare in Zootropolis, quindi una società nel quale tutti si è diversi e tutti si è stereotipati e pregiudicati in base al proprio aspetto, in base a quello che normalmente viene attribuito alla propria razza, specie, insomma come si voglia chiamare, ed è un cartone bellissimo per quanto riguarda il tema di cui stiamo parlando oggi. L'ultimo cartone di cui vi voglio parlare è Alla ricerca di Dory, uscito nel 2016 sempre come Zootropolis per la Pixar e sempre diretto da Andrew Stanton come il suo predecessore. In quanto sequel di Alla ricerca di Nemo è un cartone bellissimo, perché ti fa entrare i bambini in un problema fisico e di decadimento, non necessariamente dell'età ma proprio genetico, che è la malattia dell'Alzheimer. Fuori dal comune, in quanto un problema di questo tipo normalmente viene escluso dagli argomenti di cui si parla con i bambini, perché è un argomento molto difficile, ma la Disney Pixar è riuscita a
farlo, è riuscita a fare una cosa che nemmeno un genitore riuscirebbe mai a fare. Può essere considerato un difetto, una malattia genetica può essere considerato un difetto, ma non al punto da rimanere escluso da una società, dall'autoescludersi anche dalla società. Spero con questi 13 cartoni di avervi fatto capire l'immenso messaggio che tutti i media cercano di passarci, ma che ancora purtroppo non ci è entrato in testa, ovvero siamo tutti diversi e non è un problema. Tutti dobbiamo convivere pacificamente senza giudicarci l'uno con l'altro e ci sono delle situazioni, alcune città, alcuni paesotti che sono ancora molto legati alle tradizioni e ai canoni che ci vengono imposti e che non fanno altro che giudicare il prossimo. Basta giudicare, integriamo, non giudichiamo, integriamo. Detto ciò, se avete qualche cosa da dire su quello che ho detto oppure che non ho detto, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Mi piacerebbe tantissimo discutere di questa tematica importantissima con voi. Mi raccomando, attenzione alle parole. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze con voi. Se non avete voglia di rendere pubblica la vostra opinione, scrivetemi lì e io vi risponderò molto volentieri. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e via dicendo, condividetelo con loro su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Danza con Joe il 20 luglio, mentre il prossimo appuntamento con Cartoon Joe sarà il 30 luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!